Bentornato su BRICSLAB Café, la rubrica di approfondimento con ospite di BRICSLAB, la community italiana dedicata al mondo dei mattoncini. L'ospite di oggi non ha bisogno di presentazione alcuna. Chi segue il mondo Lego sul web lo conoscerà sicuramente, oltre che per gli articoli, anche per le sue live, ma soprattutto per le sue fantastiche istruzioni. Stiamo parlando ovviamente di Simone Bissi. Ospite di oggi, Simone Bissi. Ciao Simone! Ciao Mirko, ciao a tutti Ciao Mirko, ragazzi, ciao a buon tutti pomeriggio. ragazzi, buon pomeriggio. Allora, come anticipavo, tutti ti conoscono come informatore del mondo Lego e come progettista di istruzioni. Ma prima di questo facciamo un passo indietro. Ci deve essere la passione per i mattoncini. Come è nata? La mia passione per i mattoncini è nata, credo, un po' come per tutti quanti quando ero piccolo, perché dopo i classici regali, diciamo, normali, del compleanno del Natale, hanno iniziato ad arrivare regali a tema Lego. Quindi ho iniziato con gli Space, con i Castle, con un po' di pirati, non tantissimi, serie pirati, soprattutto Classic Space, ovviamente. E da lì, piano piano, è maturata la mia passione, che è passata poi, diventando un po' più grande, dal Lego normale al Lego Technic. E sul Lego Technic ci ho passato veramente tanti anni come compratore di set Lego Technic. A quel punto, però, dopo è arrivato un po' il computer, è arrivato un po' l'informatica, internet, e quindi mi è un po' morta, mi è un po' scesa la passione, però i set sono rimasti tutti belli divisi e insacchettati nella loro scatola. E poi è rinata qualche anno fa, nel 2003, 2012-2013 circa, e con l'arrivo delle mock. Con le mock mi è ripresa la passione perché mi ero, diciamo, un po' stufato del dover solo costruire un set che tutto sommato non è difficile da fare, hai già le istruzioni, hai già la scatola, hai già tutto. E invece con la mock aumentava un po' la difficoltà perché devi recuperare i pezzi, però vuoi usare anche i tuoi e quindi si è innescato un meccanismo che mi ha fatto rinascere questa gioia nel costruire. Ok, quindi diciamo col mondo, tra virgolette, custom del Lego, della fantasia e della ricostruzione. Ma c'è stato qualche tema che ti ha avvicinato più degli altri? Qualche mock particolarmente elaborata? O era l'estetica, insomma, di qualche mock che ti ha attirato? No, è partito tutto con gli Arvo Brothers, di cui ne parlo spesso e sempre molto volentieri. Sono due fratelli spagnoli che mi colpirono nel momento della mia Dark Age, nel momento in cui appunto ero più sul lato informatico, però avevo sempre un occhio per tutte le mock Lego, specialmente quelle dedicate ai manga e alle anime, perché comunque in quel periodo lì di informatico apprezzavo molto, spendevo anche tanti soldi in fumetti, e in anime, e action figure e via dicendo. E ce n'era uno in particolare che mi ha sempre appassionato, mi ha colpito subito da quando l'ho vista, che era la moto rossa di La Kaneda moto di rossa di Akira. Kaneda di Akira. E Ah, stupenda, stupenda quella è quella. meravigliosa per me. E la vidi per la prima volta fatta di Lego, ma fatta veramente bene, e appunto come opera degli Arvo Brothers. Da lì andai un po' a spulciarmi la loro libreria di Brickshelf e vidi un po' tutte le loro opere. Iniziai un po' a batterli per cercare di sapere se era possibile avere le istruzioni perché inserivano nelle foto la loro email. Quindi, avendo la mail, apriti cielo, spammavo ogni 6 mesi e gli rompevo le balle per sapere se c'era modo di poter avere delle istruzioni. E inizialmente mi dissero: guarda, sì, aspetta perché ci stiamo lavorando. E nel 2013 appunto uscì il libro delle istruzioni della moto di Kaneda e quindi con questa mock qui mi riappassionai un po' al mondo del Lego, delle mock, diciamo così, prettamente fantascientifiche o comunque legate a film, sempre ad anime e via dicendo, quindi non mock diciamo normali, chiamiamole così, però mock dedicate a questo mondo. Anche perché poi ho visto effettivamente la tua passione per lo sci-fi si riflette poi in quasi tutto, no? Ho Sì. visto anche le mock di Battlestar Galactica, per esempio, Esatto, quelle esatto. spettacolari. Come è avvenuto poi il passaggio da costruire a informare, no? Penso agli articoli su Lega Nerd, a Bricknauts, tutto quel lavoro di informazione sul mondo Lego. E quella è un'altra coincidenza un po' di questa mia passione che era rinata, perché ovviamente seguivo già da qualche anno Lega Nerd.
E avevo già avuto contatti con Antonio Mor, che è il fondatore di Lega Nerd, di Breaknauts e di tutto quanto, perché io faccio in realtà solo la parte di editor, ma tutta la parte di, diciamo, di idea, di design, di grafica è tutta di Antonio Moro. E vengo a scoprire, diciamo così per caso, Antonio è del mio paese, di San Vittorio in Vincoli, in provincia di Ravenna, per cui nel momento in cui mi trovo ad avere davvero a due passi da casa il fondatore di Lega Nerd e data la passione per il Lego e soprattutto il fatto che Antonio avesse iniziato Breaknauts assieme a Roby, ma che causa per motivi di tempo e quant'altro non riuscisse a stare a seguirlo più di tanto, mi sono proposto, abbiamo fatto due chiacchiere e abbiamo concordato appunto di provare a vedere se riuscivo a stare dietro appunto al discorso Lego e Breaknauts. Dato che comunque a livello di notizie ho sempre cercato di stare sul pezzo. Per cui dal di lì è nata un po' mano a mano questa collaborazione che sta andando avanti tuttora e di cui tuttora, tra l'altro, continuo a essere l'unico editor di Breaknauts. Quindi in realtà il fatto che mi si identifichi con Breaknauts è perché ci sono solo io effettivamente. Ok, ecco. Che tra l'altro poi Breaknauts in generale è stato un po' pionieristico, no? Anche per quanto riguarda le live su altre piattaforme che non fossero quelle di Facebook, dove bene o male, diciamo, è spalmato il pubblico AFOL. Esatto, avevamo iniziato un paio di anni fa, mi sembra, o no, un anno fa, mi ricordo bene, con Roby, perché comunque il format delle live con Lega Nerd stava prendendo piede e abbiamo iniziato su Facebook e poi l'anno scorso c'è stato il passaggio, quindi sì, 2 anni fa abbiamo iniziato, c'è stato il passaggio su Twitch. Perché comunque stavo iniziando ad avere un buon successo e da lì abbiamo continuato. Mentre invece, facendo un passo indietro e ritornando alle istruzioni, Sì. progettista di istruzioni, perché poi in molte mock si vede sempre istruzioni by Simone Bissi, comunque anche molti builder che sono stati anche ospiti dei Bricks Lab Café, a volte mi dicevano no, le istruzioni, poi passo il modello a Simone, lui che se ne occupa. Esatto. Come è nato questo aspetto? Come hai iniziato a muovere i primi passi? Allora, questa passione per la costruzione e la creazione di istruzioni è nata perché comunque non mi è mai piaciuto concentrarmi solo su un qualcosa di specifico, ma cerco sempre di un po' di diversificarmi, di appassionarmi un po' a tutto. E quindi questa mia passione all'incuriosirmi un po' di tutto mi ha portato qualche anno fa, sempre un anno e mezzo fa circa, a contattare un builder che tra l'altro poi è rimasto diciamo nell'ombra nel resto delle costruzioni che ho fatto, Norm Arp mi sembra di ricordare il suo nome, che fece dei modellini delle auto dei Musk, non so se te lo ricordi il cartone dei Musk, Certo, e ho voglia. la moto che si trasformava in elicottero, l'auto, la Thunderbird che si trasformava in una macchina volante e l'altro era il camion, il truck che anche quello si divideva e si trasformava. E iniziai un po' a chiedergli se aveva intenzione, dato che io me la cavavo abbastanza bene con LDD a quell'epoca, se aveva intenzione di farci delle istruzioni per venderle. Mi disse di sì, per cui iniziò a mandarmi le foto di questi modelli. Inizialmente li feci su LDD e poi li trasportai in istruzioni con il programma di Nicola Lugato, che è Blueprint, che è piuttosto Ah famoso sì, nel ha mondo. voglia. E ben fatto. Tra l'altro con Nicola ci sentimmo in quel periodo perché c'era solo per Windows, mentre invece io all'epoca usavo ancora dei Mac, per cui mi feci un po' da beta tester per alcune. Non per Blueprint, ma per BlueRender, che è la versione che ha creato lui per fare i rendering delle costruzioni. Però, nonostante il programma fosse fatto bene, facesse tante cose in automatico, fosse veloce, la mia idea di istruzioni era istruzione in formato Lego, cioè fatte esattamente come Lego. Solo che c'erano alcuni problemi dovuti al fatto che i programmi che si usavano, che sono nella suite di LDraw, non facevano nulla in automatico, quindi dovevi farti tutto a mano, ogni singolo step fatto a mano. Per fortuna, in quegli anni era già uscito Studio di BrickLink che ti dava una mano forte, non aveva ancora la parte delle istruzioni, ma ti dava una mano a livello di step per crearti il modello. E
Per cui mettendo assieme studio più un po' di mie conoscenze informatiche e quant'altro, ho iniziato piano piano, diciamo che dopo questo primo esperimento con LDD ho iniziato con Marco De Bon e con lui abbiamo iniziato piano piano a tirarci fuori qualcosa di interessante. E poi dopo, essendo una sorta di metalinguaggio di programmazione, quello di AirDraw, ed essendo io un programmatore, ho iniziato un po' a pastrocchiare, no? A fare un po' di esperimenti. E mock dopo mock ho cercato di affinare sempre di più la tecnica e tuttora quando faccio delle mock mi invento sempre qualcosa di nuovo, scopro sempre qualche piccolo escamotage per fare un qualcosa di particolare nelle istruzioni. Quindi diciamo anche il processo di progettazione delle istruzioni è nato un po' come una mocca, hai iniziato a Esatto, mettere insieme vari esatto. pezzi di competenze, di conoscenze, vari tool per arrivare al risultato finale. Ma Esatto, dal punto di vista costruttivo, com'è il sì. processo? Parti dal modello finito, inizi a ipotizzare tu quali potrebbero essere gli step, ti mandano già un suggerimento di step, perché effettivamente studio aiuta tantissimo se uno prepara gli step prima. Se Certo. uno si trova poi ad avere un unico step con tutti i pezzi, là diventa tostarella fare un po' di reverse. Ecco, però è tostarella. Siamo sullo step del tostarella, nel senso che ci sono costruttori come Firas, ad esempio, che credo sia l'unico, che è un pasto fulminato, perché lui fa le foto istruzioni. Lui fa le foto ad ogni step dei pezzi montati. E in quel modo lì, ovviamente, la costruzione e la creazione iniziale del progetto è 1000 volte più facile e più veloce. E ci sono altri costruttori che mi mandano il modello, ad esempio, in LDD già fatto in studio, come Marco, come Andrea Chiappella, per il quale ho fatto l'ultima che ho fatto è Ultraman. E anche lì è abbastanza semplice, nel senso che parto dal modello finito e vado a smontarlo. E reverse proprio 100-100. Esatto, quello è reverse 100-100, considerando che, visto che la maggior parte dei modelli che faccio sono dei mecha, oramai ho un po' capito com'è che funziona il giochino, per cui vado a smontarmi prima le braccia, poi le gambe, il busto, la testa, ho già tutti i passaggi un po' preimpostati, quindi faccio molto prima. In più ci sono tutti i meccanismi di mirroring, per cui a me basta fare metà del modello e l'altra metà viene fatta in automatico. E altrimenti la cosa più complicata, a parte i modelli da 6-7 mila pezzi, no, anche 9 mila, che è stata la Nostromo di Alien che ho fatto per Michael Steindl, che è un tedesco che l'aveva costruita e poi adesso vende il modello con pezzi compatibili, non con pezzi Lego, e per cui gli fece le istruzioni, è un'astronave da 9 mila pezzi. Lui mi fece le foto istruzioni, ma andare a smontare una nave da 9 mila pezzi anche con le istruzioni non è facile. No, immagino sia un lavoro che poi richiede non giorni, ma mesi quasi. Mesi assolutamente, ce ne sono voluti 8 e inoltre lui mi mandò le foto istruzioni della vecchia versione e il file LDD della nuova versione, quindi c'era da far collimare la foto istruzione con il modello diverso, con dei pezzi diversi, per cui anche Un delirio lì proprio un totale. suicidio. Però anche lì piano piano, un pezzo alla volta ce l'abbiamo fatta e altrimenti la cosa molto più complicata è quando, che per fortuna mi accade di rado, è quando mi mandano invece le foto, e succedeva all'inizio con i modelli di Marco, le foto del modello smontato, però non smontato definitivamente, ma smontato a pezzi, quindi una spalla, la testa, e foto da Quindi vari moduli tutta. assemblati e poi Esatto. da lì dovevi andare tu di reverse. Quello era proprio reverse engineering. Pulito, 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 nel senso che dovevo andare a capire i pezzi dalle foto, da varie angolazioni. Infatti, con Marco spesso ci sentivamo perché mi chiedevo: ma mi puoi fare la foto fatta un po' meglio di quel pezzo perché non si vede la luce? Però anche quello lì era abbastanza divertente. Ci passavo più tempo, ma era divertente. Beh, anche perché poi vai, tra virgolette, un po' a carpire i segreti dei vari builder, Esatto, rifacendo le loro esatto. istruzioni, vedi tecniche nuove. E infatti la cosa divertente, in realtà di questo lavoro qui, lo dico lavoro ma è più un hobby, è proprio che riesco a vedere delle tecniche costruttive che sono veramente fighe, che non vedi magari nel classico modello Lego, ma che sono interessanti, perché ti permettono di arrivare Questo a è un verissimo. dettaglio, a una modifica che non ti saresti mai aspettato. Sì, anche perché molto spesso, diciamo, si è un po' più elastici nelle mock con le tecniche e gli incastri. A volte si sperimenta molto di più le tensioni, Esatto, cose che altrimenti non accadrebbero mai nei set
Ufficiali. Assolutamente no, nei siti ufficiali non le troveresti mai. Sì. Però è interessante soprattutto perché ti rendi conto del quanto possa essere o meno, già dalle istruzioni, da quando la vai a smontare una mock, di quanto può essere o meno forte poi la mock finita. Cioè se tiene botta, se non tiene botta, inizio davvero ad accorgermene mentre le smonto, perché capisci un po' come è fatta dentro. Vabbè, certo, vedi proprio il core che si muove e si ingrandisce mano a mano. Esatto, Ma è capitato invece qualche volta che sei stato tu nel creare le istruzioni a dare qualche tip, a mettere qualche, diciamo, feature, a dare qualche consiglio poi al builder per il modello finale completo? raramente mi è capitato, però sì, mi capita perché il vantaggio poi di farlo al computer, oltre al fatto che hai pezzi infiniti fondamentalmente, e hai tutti i pezzi, inoltre hai tutta la gamma dei pezzi Lego, per cui magari il costruttore, mi viene in mente Firas, aveva utilizzato due pezzi perché in quel momento nella sua cassettiera aveva quei due pezzi lì, ma utilizzandone uno intero, che fosse la somma dei due, risultava più forte il modello e magari costava pure di meno. Adesso parliamo di centesimi magari, però è comunque un punto da tenere in considerazione. Quindi non dico spesso, ma quasi in ogni mock che faccio, in ogni istruzione che faccio, mi capita di andare a chiedere se magari non sia il caso di sostituire quel pezzo con un altro, piuttosto che addirittura mancano sono proprio dei buchi. A volte capita che creandomi il progetto fatto da altri in LDD o in studio, gli scappa un buco e quello lo vado a correggere poi. E infatti volevo chiederti proprio questo. Ogni volta quando noi poi si scarica la maggior parte delle istruzioni o si va a creare un modello, solitamente si va di libera fantasia, si inizia a costruire, non si sa mai dove si va a parare. Poi si va a caricare su Bricklink l'XML e ci si mette le mani nei capelli. Esatto. Il lavoro di ottimizzazione costi è una cosa che ti prefiggi di fare già durante le istruzioni? È una cosa su cui i builder ti dicono che si può lasciare oppure c'è comunque una linea guida sotto questo punto di vista? Allora, di base non faccio quasi mai ottimizzazione dei costi, nel senso che la mock che mi viene passata è l'ESIS, cioè è quella. Tutt'al più verifico, cerco di verificare anche assieme al creatore se ci sono pezzi che possono essere più o meno rari, che possono dare qualche problema a livello di recupero pezzi su Bricklink, tipo ad esempio le parti cromate. Le parti cromate sono abbastanza bastarde, e soprattutto perché in giro ce ne sono un sacco di custom. E per cui te le ritrovi magari nello sfuso, le usi e poi non ti accorgi che in realtà quel pezzo di cromato non esiste. Tant'è che in una delle ultime auto di Firas abbiamo deciso già da subito, dopo esperienze passate con parti cromate, con custom e via dicendo, abbiamo deciso fin da subito che tutto ciò che era cromato diventava light bluish gray e non se ne parlava più. Ok, si tagliava la E si testa al tagliava la testa toro. al toro, però a livello di ottimizzazione costi non faccio nulla, nel senso che sarebbe un lavoro ancora più lungo, perché dovrei andare comunque a ristrutturare alcune parti della mock andando a cercare i pezzi migliori al costo minore, e sarebbe infattibile. E dato che comunque la maggior parte delle mock sono piccole, nel senso che non hanno parti nascoste all'interno più di tanto. Non riesco, non ha neanche senso nel nostro caso, come dire, dare un qualunque colore alle parti interne che non si vedono, cercando di dare prevalenza solamente alle parti esterne. Vedo che in alcune mock di un certo livello, comunque anche molto grandi, ad esempio, invece giustamente guardano anche a questo. I pezzi che non si vedono, prendeteli del colore che vi pare, perché tanto non interessa, e te lo segnalano prima. Esatto, è vero, no, perché molto spesso è quello il problema. Uno scarica le istruzioni tutto casato, poi va a caricare, vede Esatto. questo pezzo non esiste, questo pezzo costa 12.000 euro, è sempre Esatto. un problema. Per questo mi veniva da chiedere, tu le istruzioni che hai creato, poi le vai a realizzare di tutti i modelli? Hai qualche modello che hai realizzato? Allora, guarda, in realtà io ho iniziato a fare istruzioni proprio perché volevo potermi creare quello che facevano altri, dando una sorta di do ut des. Tu mi dai le istruzioni del tuo modello e io ti do cioè tu mi dai il tuo modello, io ti do le istruzioni finite per poterlo rivendere, così che io me lo potessi costruire senza dovermi comprare le istruzioni, comunque potendomele fare io, che era molto figo. E in realtà da lì non ho più costruito nessuna mock in pratica.
perché il tutto il tempo Ok. libero che ho è, lo passo comunque o facendo articoli o per le istruzioni, per cui non ho proprio modo. È stata la tua È rovina, stata hai la mia segnato. rovina, è stata la mia rovina. Però va bene perché spendo di meno, ma spendo molto di meno. Mentre invece dal lato collezionistico c'è qualche tema che ti appassiona, segui qualche linea piuttosto che comprare giusto quello che ti interessa? Allora, lato collezionistico non sono di certo come Roby che compra tutto a man bassa, ma cerco sempre di selezionare anche perché non ho spazio, non ho minimamente spazio in casa, per cui in realtà quello che ho comprato di recente, e ti parlo degli ultimi 6-7 anni, è ancora tutto rigorosamente in scatolato, per cui alla fine se devo comprare tanto e poi non aprire mai nulla perché in questo momento non ho spazio e tempo. Alla fine ho deciso di non prendere tutto quello che avrei voluto prendere e mi dedico solo a cose di nicchia, o comunque cerco di cecchinare quello che mi può interessare di più, che in realtà può variare un po' in tutti i temi Lego, escludendo quelli ovviamente da bambini piccoli, però tutto ciò che è sicuramente Ideas, su Lego Ideas sicuramente ho sempre un occhio di riguardo. Ultimamente Ninjago sta facendo un sacco di cose belle che non vorrei Ninjago è perdermi, riuscito a quindi colpire anche me con il gioco da tavola. sì, quello sono molto curioso di provarlo perché mi gasa parecchio, soprattutto dopo le esperienze pessime dei vecchi giochi da tavola fatti da Lego, che erano davvero delle Eroica. bambinate. Cioè, ci ho giocato con mio figlio e va benissimo per i bambini piccoli, va effettivamente benissimo, ma se vuoi fare un qualcosa da adulto, quello è abbastanza banale. Sì, no, infatti quello Ninjago è quello che io non sono mai stato un grande amante, se non per alcuni set che avevano, sai, quel fascino un po' cyberpunk, un po' Blade Runner più che ninja. Quando hanno fatto uscire quest'idea del gioco da tavola, stile HeroQuest, stile un po' i vecchi American, ho detto ok, è finita. Capicollo anche io. Infatti sono curiosissimo. Adesso quello lì vediamo anche perché quello che un po' mi, no, che mi spaventa, che però è oggettivamente una palla, sempre pensando al poco tempo disponibile, è il fatto che comunque continuano a fare le istruzioni in inglese e stavolta non sono istruzioni da 2 pagine, sono un tomo bello, bello importante che comunque non attira magari tutti quanti. Poi sicuramente chi è abituato a giocare giochi di ruolo di quel tipo lì è già abituato ad avere tutti i manuali in inglese, ovviamente è tutta un'altra storia. Io che non ho mai giocato a quel tipo di giochi potrebbe essere forse un impedimento, però. No, no, è vero, questo è un gap non indifferente, anche perché in digitale poi non gli costerebbe No, ma infatti, granché. Se no, uno ma non vuole infatti. fare 1.000 tomi localizzati per ogni mercato, lo fai in digitale, metti un QR È un code. attimo, È un assolutamente. attimo, Tra assolutamente. l'altro credo che non ci sia, mi dicevano, potrei ricordare male, ma non credo che ci sia il manuale dentro alle scatole, per cui ti dicono comunque di scaricartelo in digitale. Sì, c'è un QR code che Esatto. però per i primi giorni in cui i set sono usciti comunque non funzionava. Ora però si Ora. riesce ad accedere al manuale che è totalmente in inglese. Va bene. Vediamo, Mentre vediamo quando invece... riuscirò a prenderli. Sì, no, sarebbe... Quello interessa veramente, è molto figo perché riesce a unire varie passioni, perché poi fondamentalmente è raro che un appassionato Lego sia appassionato solo di Lego. Esatto. Quindi hanno giocato sporco, diciamo, in senso buono. Ma secondo me potrebbe essere un mercato interessante perché c'erano dei ragazzi l'anno scorso al Modena Nerd, mi sembra, e che si erano inventati, loro erano giocatori di ruolo e per cui a loro di Lego fondamentalmente sapevano zero, o comunque non era il loro core business, e era un'associazione che faceva appunto giochi di ruolo e si sono inventati questo gioco di ruolo. Skirmish, quindi a turni, vi dicendo, però utilizzando solo ed esclusivamente Lego, perché oggettivamente piuttosto che stare lì a pitturarsi le miniature, fare le decalcomanie e tutto quanto, il Lego è già fatto modulare, per cui è molto più comodo per quel Molto tipo più comodo. di gioco lì, Sì, ha sicuramente. voglia, è Assolutamente. praticissimo perché prendi le minifig, ti riesci a fare un terrain in poco con un po' di Esatto, sfuso, hai una esatto. mappa pronta, perché no? E infatti c'era anche un successo che ha avuto il progetto di HeroQuest su Esatto, Lego Ideas. esatto.
E un successone ci ha messo circa un anno per arrivare ai 10.000. È nella review, la prima review del 2020, credo. Per cui bisogna attendere il verdetto finale di Lego. Quest'anno è tosta perché ci sono un sacco di set che hanno raggiunto i 10.000, ma questo forse è segno anche che il Lego sta avendo un'attenzione maggiore anche dal pubblico generalista. Sì, probabilmente io continuo a giustificarmela col fatto del coronavirus che ha costretto per 2 mesi H24, praticamente non dico tutto il pianeta, ma buona parte chiusi in casa, e a quel punto tutto ciò che era digital, volente o nolente, un po' è esploso. Guarda caso, nella prima review 2020, e vedrai che anche nella seconda sarà uguale, nella prima review ci sono 26 progetti in review. Sì. No, E mai successo, mai successo. Non passa, non hanno, è non, più del non, doppio che, del solito. esatto. E adesso, Infatti. anche adesso, stanno macinando perché tutti i giorni, o quasi tutti i giorni, c'è un set che va a finire oltre 10.000. È vero, questa cosa mi fa paura non tanto perché so che verranno esclusi tanti bei progetti, ma perché ho paura che produrranno forse più progetti di quanti ne producono già, e quindi sarà tosta starci dietro. Adesso vediamo, alcuni avevano ipotizzato, se ne era già parlato anche in qualche nostra live precedente, avevano ipotizzato un possibile cambio di regolamento di rotta. In realtà Lego non ha ancora detto nulla, stiamo a vedere se continuano così, con questo andazzo qua, per cui producendone magari di più, oppure cambiano qualcosa. Quando cambia qualcosa nel regolamento, che non ti saprei dire cosa, ma potrebbe anche esserci questo aspetto Beh, qua. sì, già anche la milestone potrebbe incidere non poco. Esatto. Già sarebbe un cambio epocale. Cambiando totalmente argomento, prossime mock che possiamo aspettarci, qualcosa su cui stai lavorando, anche come informatore, oltre che come progettista? Allora, come informatore c'è un progetto top secret di cui in realtà non posso dire nulla perché ho firmato un contratto vincolante per cui non posso dire ancora nulla, Ok, quindi bocca ma cucita, sappiamo che c'è un progetto. Sarà molto interessante se soddisfa le mie aspettative e parliamo di una settimana, quindi non è una roba a lungo termine. Invece progetti, c'è la nuova auto in cantiere di Firas, che è la Bugatti Chiron, sicuramente è già stata vista perché comunque è una sua vecchia mock, ma di cui appunto usciranno le istruzioni. E un progetto di un nuovo ragazzo con cui sto iniziando a collaborare, si chiama Victor, che riguarda un'astronave un po' particolare in stile Star Wars. E poi un altro mega progetto, bello tosto, bello ciccio, che è un treno di Metro Exodus, se ricordo bene. Quindi un videogioco, il treno di un videogioco, sono sui 6.000 pezzi ed è stato creato da un ex concorrente di Lego Ideas, ex poi, comunque continua a pubblicarlo, che è Asan, che è il creatore della Golf GT Della che Golf vedemmo GT qualche che anno fa ah, nelle review. ok, bella quella. Era un bel modello. Sì, molto. Va benissimo, Simone. Io ti ringrazio davvero tantissimo per la disponibilità e per la piacevolissima chiacchierata. Grazie Ovviamente a voi. Grazie a voi. penso sia superfluo dire dove possiamo trovarti come riferimenti, ma lascio tutti i link comunque in descrizione. Ti ringrazio e spero di rincontrarci sul web quanto prima. Dai, grazie a voi ragazzi e Dai, grazie a speriamo voi di ragazzi e vederci speriamo anche dal di vivo vederci quanto anche prima, dal vivo soprattutto, quanto prima. visto Quello che fra un po' si spera che riparta un è. po' tutto il meccanismo. È vero, quello è l'aspetto che uno più magari al momento ha accantonato perché è meglio non pensarci Già, quanto, già, a già. quanti eventi sono già saltati. Va benissimo, grazie mille, buona Grazie a giornata. voi, ciao, buona giornata. Ringrazio nuovamente Simone per la disponibilità e per la bellissima chiacchierata e vi ricordo di lasciare un like al video se vi è piaciuto e condividerlo con i vostri amici appassionati di Lego. Ma soprattutto fatemi sapere quali argomenti vorreste vedere trattati in un Bricks Lab Café e nel caso pensiate di poter essere un potenziale ospite per questa rubrica, scrivetemi alla mail che trovate nelle info del canale. Se poi come noi sei un appassionato di mattoncini, non puoi non iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti neanche una novità di Bricks Lab, che non è solamente un canale YouTube, ma anche una vera e propria community fatta da appassionati per appassionati. Il suo cuore pulsante è il gruppo Telegram. Trovi il link in descrizione e ti invito ad entrare. Verrai accolto veramente a braccia aperte da tantissimi altri amanti.
davanti dei mattoncini pronti ad aiutarti per qualsiasi dubbio. Se poi credi in Brixlab, vuoi supportare il canale, vuoi offrirmi, tra virgolette, un caffè virtuale, puoi farlo con una piccola donazione. Trovi i link di Streamlabs e PayPal in descrizione. Se poi vuoi seguire in live Brixlab, c'è il canale Twitch. Trovi il link sempre nella info box, dove a giorni alterni c'è una live dedicata interamente al mondo dei mattoncini. Detto questo, direi che per questo video è veramente tutto. Come sempre, io sono Mirko. Alla prossima!